Batteria, riteniamo che ce ne siano altre. Questa sicuramente era molto ben organizzata e strutturata, avevano un luogo dove dormivano e dove depositavano la refurtiva. Sull'autovettura abbiamo trovato tutto il kit, non solo del perfetto lato, ma proprio di una batteria in grado di sfondare esercizi commerciali o basculanti di garage e entrare in appartamenti. Quanto è stata difficile l'indagine, anche perché i furti sono dati più difficili da fermare, diceva prima. Sì, sicuramente è difficilissimo prendere in flagranza di reato soprattutto quelli che sono abituati a commettere questo tipo di reati, ma come detto sono stati implementati questi servizi anche a seguito delle disposizioni impartite dal Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, e queste pattuglie antipredoni stanno dando i primi risultati. L'appello anche ai residenti, ma agli stessi commercianti, segnalate e soprattutto anche attrezzate. Sì, attrezzarsi, ma questo è un argomento che chiaramente sarà oggetto poi di ulteriori approfondimenti, ma soprattutto di segnalare, che alle volte la segnalazione tempestiva di un rumore, di una presenza sospetta, consente a questo dispositivo di prevenzione che è stato potenziato di poter intervenire più celermente e più efficacemente. Grazie.